ancora Dio e adesso puoi farti rivivere invece un momento meraviglioso. Momenti meravigliosi ce ne ho tanti. La Roma che ha vinto lo scudetto. La notizia che mi preso in Accademia, la notizia che mi preso da giocare con Rimini. Cioè, diciamo, perché poi una cosa è una gioia importante, ma ci sono delle cose che ti danno un'esplosione immediata, come appunto ecco, il fatto che arriva un telegramma e dici sei stata ammessa in Accademia. Quella è proprio un'esplosione neuronica, proprio dei neuroni in testa che ti esplodono. Poi ovviamente se dovessi scegliere da tutte queste, non vorrei essere monotono, ma direi la nascita di mia figlia. Tra l'altro tu hai proprio avuto un momento in cui hai dovuto scegliere, perché stavi giocando da professionista. Sì. A calcio, stavo giocando da semiprofessionista, nel senso che ero un giovane di Serie A, giocavo insomma, eri uno bravo. Ero bravino. Che ruolo giocavi? Mediano. Mediano, giocavo mediano e sì, a un certo punto dovetti scegliere e da una parte pendeva l'idea di fare l'attore o comunque di entrare in questa istituzione molto prestigiosa, molto ambita, che era l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. In cui era difficilissimo farsi prendere. In cui era molto difficile farsi prendere, c'era anche sul fatto di tornare a Roma a fare l'Accademia il fatto che mi ero appena rifidanzata con una ragazza che, di cui ero molto preso. Ma contano le donne la tua vita, eh? Cioè cherché la femme, il momento peggiore che quella che si bacia con un altro. Qui le hai piacevolezze scelto... della vita, voglio dire. Quindi sei un romantico tu. Sì, sai che sì, ti facevo invece un super razionale? Oh, un super? Razionale. Io? No. No. Romanticone. Io? Beh, no. Zingaretti romanticone. Cioè, super... No, io super romanticone. Super romanticone. Dillo ancora che è piaciuto molto alle signore. Super romanticone. Bene. Quindi lì, e quindi arrivato scelsi... il telegramma, hai scelto l'Accademia. Anche perché devo dire che all'epoca io giocavo con Rimini. Il Rimini non è la cittadina di adesso che vive 12 mesi l'anno. All'epoca d'inverno era divertente come un Luna Park chiuso. Quindi per me, che poi insomma avevo anche delle velleità politiche all'epoca, insomma leggevo, studiavo, cioè avevo un po' questa idea di... essere un po' boemiene, un po' intellettuale, non essendo nell'uno nell'altro, dissi, insomma, mi stavo un po' stretto stare a Rimini a giocare a calcio dalla mattina alla sera con delle persone con cui non c'era proprio uno scambio intenso da un punto di vista culturale e decisi di tornare a Roma. Devo dire che è una scelta che non, insomma, di cui non mi sono mai pentito, però ancora adesso c'ho una mia squadretta di calcio che si chiama Fuori dal Set, con cui ogni tanto andiamo a fare delle... ci alleniamo tutte le settimane. Ho letto che sei un cagnaccio. Un cagnaccio. No, perché i piedi buoni non ci sono mai stati, ahimè. Fino a che il fisico regge, sfrutto quello.